Dal Teatro Litta di Milano diamo il nostro benvenuto su teatro.online a Pasquale Marrazzo. Ciao. Qual è il processo di elaborazione del lutto che vive George? Il processo di elaborazione del lutto di Giorgio, beh, è una domanda un po' complicata, però sicuramente lui cerca di aggrapparsi alla vita e si aggrappa soprattutto alla sua migliore amica che è Charlie. E Charlie rappresenta un po' la vita di Giorgio, non il futuro, ma la vita, quella immediata. Il futuro invece si presenta così, attraverso un ragazzo, un giovane ragazzo che è Kenny, e che gli dà l'opportunità di pensare che forse la vita può preservargli ancora qualcosa, no? E che forse le cose possono cambiare. Perché all'inizio era la tragedia di una vita diventata banale a rendere la sua esistenza sempre più nauseante, Beh, più. no, lui viveva una storia d'amore molto importante con questa persona, con questo uomo con il quale divideva la sua vita, era molto felice, stava bene, insieme si compensava, avevano due caratteri speculari e quindi stavano bene. Chiaramente la morte di un compagno, Con una con relazione quale, molto lunga, sì, una peraltro, relazione no? molto 16 lunga, anni. che durava da 16 anni, improvvisamente ci si ritrova da soli e bisogna fare i conti con una vita che fino a qualche giorno fa non era nemmeno contemplabile, no? Certo. Quanto siete stati fedeli al testo di Christopher Isherwood? Allora, credo di esserlo stato nelle intenzioni più che nel testo, perché il testo, chiaramente essendo un testo di narrativa, non è che puoi utilizzarlo poi più di tanto. Però tutto quello che ho potuto recuperare l'ho recuperato e credo di essere stato fedele proprio sui personaggi, di aver mantenuto una certa coerenza, ho cercato di studiare quello che Isherwood ha scritto, no? Una coerenza sia a livello caratteriale, Sì, psicologico dei assolutamente, sì, personaggi che a credo, livello della sì, storia, assolutamente sì. intendi? Ho cercato di rispettarla il più possibile. Benissimo, siamo in chiusura dell'intervista, a me non resta che chiederti di invitare il pubblico milanese a Certo. venire a vedere The Sense of Life o Single Man. Allora vi auguro a venire a vedere il mio spettacolo, anzi, il nostro spettacolo. E vi dico anche i nomi degli attori, Alessandro Quattro che fa Joe, e Alessandro Moore che fa Jim, e Charlie che è interpretata da Rossana Gai, e Giovanni Consoli fa la parte del giovane Ken.